detto non si può fare? Ti hanno mai detto non sei capace? Ti sei mai pentito di non aver provato qualcosa che in realtà volevi fare? Se vuoi fare ma non sai come fare, benvenuto! Se vuoi fare ma hai paura di sbagliare, benvenuto! Se vuoi fare perché ti sei rotto di non fare, benvenuto! Pensa alla tua Vespa o alla tua moto. Ora fai conto che sia completamente elaborata, meccanicamente, ciclisticamente ed esteticamente. In pratica, la tua essenza su ruote, la tua estensione col motore. Adesso immagina di aver fatto tutto da solo, completamente frutto del tuo estro e del tuo sudore. Come ti sembra l'idea? Solo in officina sarà il luogo in cui imparerai a fare questo, e non solo. Ti sembra complicato? Lo è. Ti sembra impossibile? Non lo è. Non pensare che qualcosa possa andare storto. Tutto può andare storto. Puoi spezzare una fascia, spanare una filettatura, grippare un cilindro, piegare una valvola, bucarti un dito e addirittura essere mangiato dall'uomo nero dentro l'armadio. Ma attenzione, può andare anche peggio di così. A meno che tu sappia cosa fare, come fare e perché. Tutto quello che ho detto l'ho fatto. Ho spezzato più di una fascia, ho spanato più di una filettatura, ho grippato due cilindri nella stessa maniera, ma la colpa era dell'olio. E quando finalmente l'ho capito, ormai era successo. Di nuovo. Ho piegato una valvola, mi sono bucato diverse dita diverse volte e ho fatto un armadio. Fortunatamente non ho incontrato l'uomo nero. E molto di peggio è capitato. Qualunque errore abbia commesso non è mai arrivato solo. Ha portato con sé conoscenza, esperienza e padronanza. Da qualunque errore ho appreso la causa. Quindi se credi che con i miei consigli non sbaglierai, ti sbagli di grosso. Sbaglierai all'inverosimile e il valore di quello che scoprirai sarà inestimabile. Quando è nato Lorenzo ho smesso di dormire perché di giorno riposa e la notte si sveglia e dobbiamo passare il tempo a parlare, passeggiare, ascoltare musica classica. Guardarlo quando mi guarda mi piace un sacco, ma non sto capendo più niente. Tra lavoro, famiglia, vita quotidiana, Facebook, sito internet e video, sto sclerando! Lascerò qualcosa che senza esagerare potrebbe stravolgerti l'esistenza. A me è successo proprio questo. Ti sto parlando di questo libro e del film documentario Human di Ian Arthus Bertrand. Non temere, non ho ricevuto alcuna chiamata mistica. E se riesci a resistere qualche altro minuto, capirai. Inizio dal libro Le armi della persuasione di Robert Cialdini. Non lo sto pubblicizzando, per cui sentiti libero di fare ciò che vuoi. Ma se decidi di prenderlo, prendilo in libreria. Questo gioiello, a parte spiegare qualche meccanismo di persuasione, mostra come qualsiasi tecnica si fondi su 6 principi psicologici di base, riconducendo la maggior parte delle nostre azioni a questi 6 principi e spiegando con una certa precisione perché la gente fa quello che fa. Ovviamente ci sono una valanga di testi che approfondiscono molto di più questo tema, ma per iniziare è perfetto. Attenzione, non sono né un bibliofilo né un lettore della domenica. Prima di questo libro non andavo oltre una rivista di meccanica o un manuale tecnico. Mi ha sempre annoiato leggere libri, finché non ho trovato lui. Oggi scopro che leggere un libro fa una differenza enorme, sia per quantità di informazioni, sia per qualità di informazioni. Questa meraviglia ha risposto a una enormità di domande di vita quotidiana. Non puoi immaginare quanti perché mi porto dietro da anni abbiano finalmente trovato risposta. Improvvisamente il giornaliero non è più colmo di comportamenti insensati. Persino le scelte più assurde trovano una logica. Con una spesa di circa 7-8 euro il mondo ti apparirà più coerente. Sì, ma che nesso avrebbe con la meccanica e la Vespa? Quando apri un motore, quanto è importante avere un metodo? Quanto è importante essere organizzati, essere preparati? Quanto è importante sapere cosa dovrai trovare e cosa non dovrai trovare? Al contrario, se apri un motore senza la minima preparazione, organizzazione e conoscenza di cosa ti aspetta, quante probabilità ci sono che qualcosa vada storto? A questo punto io chiedo a te, trovi un nesso tra le due cose? Human è un film documentario in 3 parti che dura poco meno di 5 ore. Un mattone! Semplicemente un capolavoro.
una delle cose più crude e pure che vedrai mai in vita tua, accompagnato da una colonna sonora assolutamente sublime. Non c'è un solo istante in cui pensi che la musica stoni con le immagini. Alla fine desidererai altre 50 ore. Ok, ma cosa avrebbe di tanto speciale? Mi ha fatto cambiare idea su una convinzione profondamente radicata in me, la pena di morte. Mi sa che stiamo andando un po' fuori tema. Neanche un po'. Diavolo, abbia un po' di pazienza, abbiamo quasi finito. Fino a quel momento ero assolutamente certo del fatto che chiunque commetta un crimine efferato come potrebbe essere l'omicidio volontario meriti a sua volta la morte. E con chiunque mi fossi confrontato non c'era modo di farmi cambiare idea. Perché nessuno, fino alla visione di Human, mi aveva offerto un punto di vista alternativo valido. Tra tutte quelle storie una mi ha letteralmente invaso, la storia di un condannato a morte, condannato perché aveva ucciso sua moglie e suo figlio. E la madre di sua moglie e nonna di suo figlio, anziché odiarlo, pur avendone ogni diritto, lo ha perdonato. Come siano andati i fatti, la storia non lo dice, ma lo lascia immaginare. Fino a che Agnes, sua suocera, non gli ha aperto gli occhi, lui è rimasto convinto che quel gesto estremo, in realtà, fu un atto di amore, per il banale principio che lui per primo era cresciuto così, grazie al suo patrigno che lo picchiava tutti i santi giorni, giustificandosi che era il suo modo di dimostrargli amore. E per quanto possa sembrare assurdo, se il tuo metro di misura, al quale sei abituato giornalmente e con cui cresci, è la violenza, non puoi fare altro che offrire violenza. E se ci rifletti un attimo, è logico. Sbagliato, ma logico. Un punto di vista come questo non l'avevo mai ascoltato e ho dovuto ricredermi non solo sulla pena di morte, ma su tante e tante altre cose che da quel momento ho guardato con occhio meno severo. Ora ti chiedo, un problema di una qualsiasi natura, preso in esame da due prospettive completamente differenti, quali effetti produce? Credi sia sensato dire che oltre ad una o più soluzioni potrebbe persino generare opportunità? E allora ti domando, quanto della meccanica potresti applicare alla vita quotidiana? E quanto della vita quotidiana potresti applicare alla meccanica? Questo era Agatino, amici radioascoltatori, stupendo, bravissimo, bellissimo ascoltarlo. Adesso ce l'abbiamo in onda. Ci senti, Agatino? Sì, io vi sento. Che... sentite? Sentiamo benissimo, benissimo. Che meraviglia, Agatino. Quasi, quasi smontare e aggiustare fosse una cerimonia, un rito, voglio dire, di per aumentare la consapevolezza. Che belle le tue parole. Grazie. Adesso, cioè, riascoltandomi, mi hai fatto sorridere parecchio. Ok, questo sorriso come lo dobbiamo intendere, Agatino? Non saprei, cioè, non avevo mai fatto una specie di trailer di tutti questi video un po' più, diciamo, filosofici. Filosofici, perché... Mi è piaciuto parecchio. E ci sei piaciuto e mi sei piaciuto molto anche tu, perché poi dopo tu, in effetti, e lo diciamo ai nostri ascoltatori che ci ascoltano da casa, dalla radio, tu sei uno che insegna a smontare, aggiustare moto, vespe, eccetera, eccetera, e lo rendi quasi una sorta di appunto, come dicevo prima, di cerimoniere, di rituale filosofico, no? Sì, allora, da questo punto di vista non l'avevo mai visto, nel senso che il mio ragionamento è un po' più semplice, cioè, avendo un canale, man mano che facevo video, li pubblicavo e ricevevo commenti, mi rendevo conto che il mio lavoro ad alcuni piaceva, e mi rendevo conto sempre di più che avevo una certa responsabilità. Sì. Cioè, io sono sempre partito con l'intenzione di fare un lavoro di qualità, cioè farlo tanto per farlo non avrebbe senso. Però
Quando poi ho ricevuto certi commenti, certi messaggi in cui venivo semplicemente ringraziato del lavoro, tutto qua, a quel punto mi rendevo conto di avere una certa responsabilità nei confronti di chi mi ascoltava e mi guardava. E quindi cercavo di metterci tutta la passione, la cura possibile, con un'aggiunta di qualcosa di mio, di personale, che magari può aiutare qualcuno a vedere, diciamo, il mondo, la vita un po' come la vedo io. Non tanto per fargli cambiare prospettiva, ma semplicemente per guardare un'altra prospettiva e poi farsi i suoi ragionamenti. Tutto qua. Assolutamente, no, ma la cosa straordinaria è che poi tu in realtà questo tuo credo, questa tua etica la utilizzi anche diciamo nel tuo lavoro, no? Nel senso che tu fai degli esempi importanti di logica, come dire, guardate come io mi spendo nel mio lavoro e poi come mi spendo nella vita in generale, no? Sì. Tu, Agatino, hai parlato anche di te dal punto di vista umano, come ti sei ricreduto vedendo il film, addirittura su temi che poi sono veramente profondissimi. Queste riflessioni, come dire, al di là che poi tu in realtà durante la registrazione del video te lo sei chiesto da solo, no, che cosa c'entra, ma io te lo chiedo da intervistatore, come c'entrano col fatto di smontare, no? Di aggiustare le vespe. Allora, da un punto di vista pratico, diciamo che non c'entra nulla. Perché la cosa, secondo me, va vista da una prospettiva un poco più larga. Cioè, Sì. quello che applichiamo alla meccanica è un po' quello che applichiamo alla vita di tutti i giorni. Cioè, il modo in cui ci rapportiamo ad altre persone, il modo in cui viviamo in famiglia, mostriamo un certo rispetto per le altre persone, che poi si traduce in un certo rispetto per il pezzo che devo smontare. Se io ho cura delle persone che ho vicino, ma anche di un semplice sconosciuto che ho vicino, automaticamente ho cura di quello che sto facendo, del pezzo su cui sto lavorando sul banco. Cioè, il modo in cui ci rapportiamo agli altri, alla vita in generale, è anche il modo in cui io mi rapporto in officina. E credo Assolutamente. che questa cosa, insomma, ho cercato di farla arrivare, per creare una sorta di associazione E quindi tra le due cose. l'Agatino che noi in qualche modo abbiamo il piacere di intervistare oggi come radio è un Agatino aperto, diciamo, a una prospettiva molto umana, molto per certi versi aperta anche a questo messaggio di amore e di cura verso l'altro, no? Sì, ma perché poi alla fine è più semplice e facile di quanto immaginiamo. E questa è Cioè, la sì. basta rispettarsi tutti e rispettare quello che si fa e quello che si è. È una filosofia che tu hai sposato e, diciamo, attraverso un qualche percorso, è proprio una cosa che hai dentro, che hai accolto, Agatino. Guarda, è qualcosa che sicuramente ho dentro, però non posso dirti di essere sempre stato così. È stato un percorso che ho seguito e in cui mi sono ritrovato nel tempo, e soprattutto il sito, sono in officina, mi ha aiutato tantissimo da questo punto di vista. Sia il sito, perché mi ha fatto scoprire i libri. Senza il sito, io praticamente non avrei conosciuto alcuni dei libri meravigliosi che ho nella mia minuscola libreria, e quelli già da soli mi hanno cambiato completamente la vita. Poi Lorenzino, mia moglie e mio figlio, che mi hanno stravolto la vita e mi hanno costretto a cambiare, mi hanno costretto ad evolvere, mi hanno costretto ad adeguarmi a situazioni che in passato
probabilmente non sarei stato in grado di accettare, o comunque avrei accettato con moltissima difficoltà. Le due cose, sebbene siano state estremamente complicate da gestire insieme, sia il sito con tutti gli impegni che si porta dietro, sia la famiglia con tutti gli impegni che anche quella si porta dietro. Per quanto tutte e due le cose siano state estremamente difficili da portare avanti, mi è servito che mi abbiano sovraccaricato, perché io periodicamente ero costretto, malgrado, spesso e volentieri, a ricominciare tutto da capo. Quindi o trovavo una soluzione alternativa a quello che mi stava succedendo, oppure dovevo semplicemente mollare tutto e abbandonare ogni cosa e dedicarmi a una cosa o all'altra. Assolutamente. Ed ecco spiegato un po' la pausa in questo momento, no? Perché diciamo ai nostri amici radioascoltatori, io non ve l'ho detto, io ho conosciuto Agatino perché lui praticamente cura un sito che si chiama inofficina.it, mi pare, no, Agatino? Sono in officina.com. Ah, punto .com, scusi, perché io lo trovo nel motore di ricerca. Quindi sono in officina.com, quindi lo potete vedere anche Agatino. E la cosa straordinaria è che quando si va ad ascoltare Agatino e i suoi video, si respira appunto questa sua voglia di, diciamo, di rassicurare anche chi ascolta. No, lui non fa lezioni tecniche. Lui proprio fa, diciamo, delle confessioni, comunica, trasmette la passione, ma oltretutto incoraggia, dice non vi disperate, non vi preoccupate. Cioè, è proprio come molto anche questo aspetto molto, molto paterno, molto genitoriale, molto materno, no, Agatino? Te lo riconosci? Sì, Quindi. ma perché la cosa nasce da un desiderio che avevo. Io prima di fare video li guardavo, se avevo bisogno di capire qualcosa, smontare un pezzo, magari non l'avevo mai fatto prima, spesso mi guardavo qualche video su internet cercando vari tutorial per capire come fare, come non sbagliare qualcosa. E spesso trovavo video che erano molto casalinghi e che non mostravano poi nel dettaglio quello che effettivamente a me interessava. Quindi io sono partito con quel principio, cioè voglio mostrare quello che effettivamente ti sto promettendo che ti mostrerò. E poi però mi rendo conto che il semplice vedere una cosa, cioè dal vederlo a metterlo in pratica, ce ne passa parecchio. Perché da lì, dal vedere, tra il dire e il fare, come si dice, c'è di mezzo il mare. E quindi quando fai, ti sporchi le mani e ti muovi per fare qualcosa, succede di tutto. Come ho detto nel trailer iniziale, effettivamente può succedere qualsiasi cosa. E non voglio mentirti nel senso che, dicendo, non voglio dirti, guardi i miei video e tutto andrà bene. Qualcosa distorto andrà sicuramente. E poi paradossalmente è anche buono che succeda che qualcosa vada storto, perché tramite gli errori si impara tantissimo. Cioè sbagliando effettivamente si impara, il detto è giustissimo. E quindi trasponendo queste tue parole nella vita reale, poi sono parole molto sagge, no? No, Agatino? Perché io ovviamente io ho chiamato Agatino e ho detto ascoltate i tuoi video, ma mi è sembrata una lezione di filosofia, no? Perché è veramente straordinario, come veramente lui parla per metafore, ma voglio dire anche, diciamo, pensa con le mani, ma oltretutto poi dopo, come dire, impara dagli errori e in qualche modo, diciamo, traduce questa cosa in argomentazioni bellissime. Mi è piaciuto per esempio il pezzo quando tu hai detto sostanzialmente sbaglierai, 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 ma questo è quello che ti fa fare il salto di qualità, no? E questa cosa che Ed è vero. succede che ti permetterà poi di imparare. Ma questa è una cosa che detta a un bambino, no? A un ragazzino è un insegnamento, penso, straordinario, no? No, Agatino, e questo è bellissimo perché tu fai passare dei concetti straordinari attraverso appunto lezioni,
di meccanica. E poi questo per dire che poi dopo le cose non sono mai solo le cose, no? Non so se sei d'accordo. Sì, è vero. Sì, d'accordissimo. Agatino, È io vero. veramente spero che possiamo in qualche modo continuare questa modalità di... possiamo averti ospite qui in questa rubrica, magari anche spiegandoci qualcosa veramente di tecnico. A te potrebbe piacere come proposta, così in diretta, live? Come no? Sì. Perché veramente qua ci sono tante persone, voglio dire, vi consiglio di andare, sono in officina.com, perché ascoltare Agatino, minimo minimo, voglio dire, fate un pensierino su una Vespa, minimo minimo, no? Perché viene voglia proprio di smontarla, di salirci su, di provare, no? Veramente Sì, me lo straordinario. dicono in tanti. Straordinario. Agatino, ti posso chiedere l'ultima cosa, così in conclusione che abbiamo 3-4 minuti. Tu come puoi descrivere questa tua spinta, questa tua passione? È nata, c'è stato qualcosa che l'ha fatta, diciamo che l'ha scatenata in te, oppure è stato così una cosa naturale che com'è nata? Perché tu poi descrivi No. tutti i tuoi esatto. Allora, io, detta in breve è molto complicato, perché sono in officina, nasce da un progetto che non ho potuto completare per mancanza di fondi. In sostanza, io ho inventato un oggetto per trasformare una ruota per moto da enduro, una ruota a raggi, quindi con camera d'aria. Ho creato questo oggetto che serve a trasformare una ruota a camera d'aria in una ruota che può avere montata una ruota tubeless. Caspita. E questo lavoro ha impiegato un anno della mia vita. Ho quasi completato, poi ho dovuto lasciare a circa il 90% del completamento. Ho dovuto lasciare i lavori in corso perché praticamente prevedeva talmente tanti brevetti da realizzare che materialmente non avevo i fondi per farli tutti. Quindi ho cercato una soluzione alternativa per monetizzare e quindi rimettermi su quel progetto che ho lasciato a metà. Solo che poi nel frattempo il sito doveva essere qualcosa di molto semplice e solamente utile a monetizzare. Poi col tempo invece, parlando con tanti altri che hanno apprezzato il lavoro, si è trasformato, è diventato qualcosa di completamente diverso. E adesso praticamente mi prende la maggior parte del tempo, esclusa la famiglia, e ho deciso di portarlo avanti, molto prima del progetto che avevo. Quindi è Caspita. diventato il progetto principale. Ma è diventato per certi versi indispensabile, perché se voi avete un problema, lui vi spiega che attrezzi portarvi dietro, come smontare, cosa provare, tutto in maniera logica, schematica, in un modo veramente favoloso, con un linguaggio semplice, con degli esempi. Veramente Agatino straordinario, davvero, davvero. Quindi, amici radioascoltatori, tutti Grazie. quelli che hanno una Vespetta, un motorino, qualsiasi cosa, voglio dire, andatevi a vedere sonoinofficina.com. Sono in officina, giusto Agatino? Sì, sono in Per officina. veramente scoprire questo personaggio straordinario. E io Agatino ti ringrazio e ti inviterò ancora altre volte in radio, va bene? Grazie a voi. Grazie tantissimo per questa partecipazione, Gatino, e a prestissimo. Buona serata.